Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ho deciso che questo fucile a pompa qui degli alieni sarà il nostro fucile a pompa per questa serie. È veramente molto buono, soprattutto qui all'inizio. Secondo me, se lo potenziamo per bene, può fare molto male. L'unica veramente cosa che odio dei fucili alieni, come anche quelli della Stag, era che dopo un po' si surriscaldano. Però non è un grande problema se riusciamo ad abbassare il surriscaldamento. L'incarico di oggi è la fuga. Scappa dalla simulazione. Ok. Mille metri da qua, The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. Okay. Best and brightest from an entire planet. How big is this thing? Big. Molto grande. All of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. La cosa incredibile è che, nonostante tutto, comunque, gente come Oleg non è stata presa ed è strano. La cosa strana è che hanno preso effettivamente le persone, tra virgolette, migliori della Terra. Ma gente del calibro di Oleg non l'hanno calcolata. Ti posso capire, Josh Burke, perché vabbè, ok. Ma Oleg, che a parte che dov'era durante l'attacco alla Casa Bianca? Perché tra poco la scena la vediamo. E io questa cosa effettivamente non me la sono mai chiesta, ma ci stavo pensando ora e Oleg, durante l'attacco alla Casa Bianca, perché non è intervenuto? Perché non è stato preso? Ci sono tanti punti di domanda che Oleg comunque, forse non ti dico che è al pari di Kinsey a livello di genialità, però comunque ha veramente un gran cervello, Oleg. Oh, volevo cambiarmi vestito. Oh, vabbè, tanto non ci servirà tra poco. Kinsey, it's locked. Kinsey? La porca puttana. Wrong door. Oh cavolo, e che è sta roba? Oh, cheers. Volevo mettere un vestito bello, ma non ci ho pensato, che stupido. But I think I'm terrible. Can you quit being a baby and just walk in? Look, lady, we're doing this in my time. Oh no, mi hanno preso! Bello sto effetto, eh. Qua in questa scena ci sono davvero tante cose che potrei scegliere come copertina e non ho idea di quale scegliere. Per esempio, questa è bellissima. Aiuto! Mi sento uno schifo. Oh, santo cielo. Mi ricorda quella volta che sono uscito con Zimos. Kinsey? Non sei più nella simulazione, mi dispiace. Where the devil? Guardati intorno e datti una risposta. Più che altro perché noi siamo gli unici in una zona piana, mentre altra gente è tutta lì che continua a girare su se stessa. Forse perché noi siamo a modo nostro speciali. Può essere. D'altronde siamo il presidente degli Stati Uniti. Il fatto è che, se è veramente come dice, ci sono davvero tante persone importanti su questa nave. Cioè, Zinniak ha detto che ha collezionato gli esseri umani più importanti. Il punto è, ha collezionato solo umani? Cioè, alla fine sono alieni con una tecnologia molto avanzata e si sono concentrati solo sugli esseri umani? La vedo abbastanza strana. Che cazzo stai facendo? Oh, mi spiace. Non peraltro, siamo pur sempre il cacchio di presidente degli Stati Uniti, noi. In qualsiasi situazione, siamo dei cazzoni venuti dalla strada e ci hanno quasi investito il primo giorno.
Posso alzarmi? Direi di no. Ok, però ci siamo ripresi. Già. I'm in the belly of the beast. Beh, non ha detto sono in culo al mondo, ha detto sono nello stomaco della bestia. Che diciamo che è anche stato molto meno volgare di quello che hanno tradotto. Ah, queste mogli, mi spiace. Datemi. A parte che le loro armi sono sempre velocissime. Le mie fanno sempre cagare. Cioè, i loro fucili sono sempre migliori dei miei. Forse perché sanno come usarli. Vabbè, intanto. No, beh. Sì, usiamo questo, dai. Porca. Oh, che cavolo. Usiamo questo, prendiamoci le munizioni che non si sa mai. Grazie. E di qua. Da, doppio colpo, triplo colpo in testa. Dai, salta fuori. Dai che ti ho visto. Dai. Vieni qui. Pum. Ecco fatto. È il modo sempre migliore atterrarli per dargli un bel colpo finale. C'è qualcosa qui? No. Oh sì, no, scherzavo. Effettivamente non ci sono mai grandi segreti in queste zone. Ed è un peccato perché alla fine stai viaggiando in una zona mega aperta. Perché non mettere... Non ti dico un'arma segreta però. Quasi. Perché no? Via. Via. La cosa bella è che per fortuna sulla nave non troviamo i bestioni. Perché alla fine sono... prigionieri relegati anche loro nella simulazione. Non sono tanto diversi da noi, solo che ci fanno del male. Oh, calmo. Salta fuori. Grazie. Madonna mia. Oggi solo colpi alla testa. Oggi sul menu colpo alla testa alla griglia. Kinsey. Kinsey, where are you? Cambiamo. Allora, il mitrino alieno è sicuramente veloce, ma a livello di danno fa veramente cagare. Ecco fatto. Te l'ho detto, oggi... Oggi solamente colpi alla testa. Ho bisogno di uno scudo. Dovrei farli avvicinare per rubargliene uno. Well, hello. Well, hello. Understandable given your situation. Vieni qua. I urge you to turn back. Bravi. Oh, peccato, stavo andando bene, stavo facendo solo colpi alla testa oggi. Kinsey, where are you? Che bello. Allora, io l'ho detto, la grafica di Saint Row 3 Remastered è molto bella. Però la grafica originale di un Saint Row così rende molto di più, secondo me. Cioè, i Saint Row originali, diciamo. Il nuovo Saint Row non so come lo faranno, però... Cioè, vedi come rende questa grafica quasi cartunesca, simile, realista, ma comunque si vede che è un videogioco. Keep! Vedi, perché il mio fucile è sempre più veloce del mio e il mio è una merdina lenta? Questa scena è bellissima, comunque. Ah, ci puoi giurare. E poi ancora da spiegare come hanno rubato quella nave qua, però dettagli. Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for staying out. Why, thanks, boss. Comunque la Kinsey originale è carina, boss, ma la Kinsey The Remastered. Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. Thank you. I mean it. You're naked. You're not wearing pants. This just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out.
E gli ci ho guardato il culo. Ma che bello. Allora, con questo sparo, con questo mi piego. Why did you say keep David before me? I passed by him on the way out. How pray tell did you get out? Let's just focus on flying, shall we? Too late. Sì, direi che è una buona idea. Casey, does this ship have a radio? Radio signals bounce around space for... Oh yeah, this is my jam. Oh no, musica col copyright che per fortuna ho già abbassato dal menu, dai. In realtà, ma penso che si senta. Penso si senta benissimo. Vabbè. Anche questo video verrà demonetizzato. Pio 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 pio. Facciamo meme. Aia, che male. Ma scusami, ma sono andato giù io. C'è da dire che comunque questa nave spaziale è sicuramente molto grande. Perché se ci pensi che stiamo su una nave spaziale che è già grande di suo, all'interno di un'altra nave spaziale, puoi già capire le dimensioni effettivamente. E siamo saliti di livello, perfetto. Ecco fatto. C'è sempre da dire che comunque i veicoli che noi usiamo sono sempre più potenti di quelli dei nemici. Le nostre armi fanno sempre un colpo e un morto. Le loro ci sparano. No, 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 tanto così di vita ci hanno tolto. Oh cavolo, ci stanno per chiudere dentro. Sta arrivando qualcuno? No, forse no. Stay on target. Più che altro stiamo dritti. Questo era rischio, eh. Eccoci. Siamo usciti. Sì. Wow. Lo spazio infinito. Anche tra poco sta per uscire un'immagine che come copertina è stupenda. Bella la Terra. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Cioè, can you get in touch? Immaginati Oleg, Angel e Zimos contro Zinyak. Non ti dico Nightblade, però. Oh no, my friend. It is the essence. Drama. Drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Duh. Voicemail. You want me to leave a message? Ecco, guarda che altra bella scena come copertina. It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. Whoops. He's not getting away with this. You're goddamn no. Right, son. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people. Esatto. You, sure. You need help setting the DVR. Taking over a small part of the simulation led you to me. Taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. Boy, you're cheating, Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the anche questa scena è bella, con la nave che si sposta in mezzo ai meteoriti. Detriti più che altro. Guarda che bella. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history. Johnny Gett. Porca troia. As always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Il mondo reale completata.
che siamo passati dalla missione La Fuga al mondo reale. Però vabbè, guarda. La nave è ora disponibile. Varco, Stanfield Ovest. Equipaggio, Kinsey Keith. Amico Keith David. Amica Kinsey. Personalizzazione gang. E vai. La cosa che non ricordo è se abbiamo qualche contenuto DLC che ci viene sbloccato adesso o meno. Boh, chi si ricorda? Credo di no però. Premi due volte e cambia rapidamente elemento specialità. Eccolo! Hai sbloccato i contenuti di Re-Elected. Nel guardaroba, nel deposito, nel telefono, nel garage del tuo varco troverai un mare di nuovi costumi, completi, trucchi, veicoli, strumenti di morte. E allora che cosa aspetti? Corri a salvare l'umanità. E c'hai ragione. Centro, enter the dominatrix pack. Premi due volte e cambia la specialità. Ecco fatto. Abbiamo già sbloccato l'elemento che io adoro della scarica, quella esplosiva. Tra l'altro ci sta già spoilerando quali saranno i prossimi potenziamenti, ma va bene così. Vediamo le cose del varco. Tra l'altro, prima di iniziare la missione, ho sbloccato il lanciarazzi alieno. E è una bella armetta, è una bella arma, sono sicuro che potrebbe tornarci utile. Però abbiamo anche il lanciaventoso esplosivo e non mi è mai piaciuta quest'arma, zero totale. Poi abbiamo l'arma materializzata, alla fine l'abbiamo ottenuta senza doverla comprare. Abbiamo ottenuto questa arma che è molto buona, mi piace molto, ma ho deciso che a questo giro voglio andare su questa. A questo giro voglio puntare su quest'arma, la sonda rettificatrice. Qui abbiamo qualcosa... Sì che abbiamo qualcosa. Abbiamo l'America. Abbiamo la pistola dubstep DLC Remix e il lanciacoltelli. Non so quale scegliere perché sono entrambe molto buone all'inizio. In realtà questa non è granché. Sono abbastanza certo che non fosse granché a livello di danno, quindi punterei magari su questo. Allora, ci starebbe farsi un costume da Pepsi Man. Ci starebbe. O comunque una roba l'Iron Man o simile. Oh, il vestito da Mecha Godzilla, che bello che è. Anche il vestito da Claude. Questo è molto molto interessante. Direi che il nostro vestito è pronto. Possiamo buttarci nella simulazione. Signori, io vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Madonna mia.